Che la festa possa avere inizio. Il Calcio Sezze vuole celebrare davanti al proprio pubblico la conquista della Serie C2 ottenuta matematicamente già nella scorsa giornata. Al cospetto della prima della classe arriva la compagine del Flora 92, formazione che naviga in acque tranquille di centroclassifica e che tenterà di giocare un brutto scherzo allo squadrone setino. Deviazione ancora in fallo laterale. Galateo scucchiaia il pallone per Marconi che prova il tiro e segna, grandissimo gol da parte di Quirino Marconi. Su questo invito al bacio di Galateo ha scoccato un siluro rasoterra, ha indirizzato il pallone sul secondo palo. Marconi, fallo intanto su Foggia, prosegue l'azione ancora a tu per tu con il portiere, c'è Giovannelli che riesce poi in un secondo momento a ribadire in gol dopo essersi fatto parare il primo tiro. Rimessa laterale battuta dallo stesso Foggia, Parisella, Di Giorgio chiede l'1-2 con il proprio compagno Di Giorgio e c'è il gol del 3-0, splendida combinazione questa fra Di Giorgio e il numero 4 Giovannelli. E c'è intanto il gol del 4-1, tocco ravvicinato da parte di Colarossi su invito perfetto del proprio compagno di squadra Portas, troppo precipitoso. Ed è il fischio del direttore di gara, manda tutti negli spogliatoi con il risultato a favore del Calcio Sezze 3-1. Parte Barbierato e realizza il gol del 3-2, la palla che passa inspiegabilmente sotto le gambe del portiere. Calcio Sezze sembra adesso affidarsi molto più a giocate individuali che a un gioco corale. Parisella intanto, se ne va molto bene Parisella dentro il pallone, poi c'è Foggia che tutto solo sulla destra con il portiere Micozzi che era uscito per cercare di opporsi alla precedente azione. Di Giorgio, sponda meravigliosa per Parisella, Parisella sulla destra, il palo colpito da Parisella con la deviazione anche di Marini, gioca il pallone con i propri compagni, ancora Parisella, gli ritorna il pallone per Parisella e poi c'è il gol da parte di Marconi sul secondo palo che riesce a correggere in rete questa incursione del proprio compagno. Attenzione, c'è Galateo. Il tiro intanto da parte del numero 11 del Calcio Sezze, Caiola, che trova impreparato Micozzi sul primo palo e segna dunque il gol del 6-2. Vediamo se proverà a calciare Di Giorgio. E infatti prova Di Giorgio. Prima viene ribattuto il suo tiro da Micozzi e poi arriva una sentenza, quella di Marconi che autografa il gol del 7-2. Attenzione, finta intanto da parte di Parisella, giocata sontuosa, fenomenale da parte di Parisella che si libera con una finta di un avversario e poi scarica con tutta la potenza del suo destro il pallone sul secondo palo. In una circostanza su punizione ha messo soltanto un uomo in barriera e arriva ancora una volta il gol dell'8-3. È evidente che qualcosa non funziona nell'organizzazione del reparto arretrato quando ci sono i calci di punizione. E il direttore di gara dunque fischia alla fine di questo incontro. Il Calcio Sezze dunque consolida ancora di più i suoi numeri da capogiro, coglie il successo numero 22 in campionato su 26 partite disputate e si avvicina alla clamorosa soglia dei 200 gol realizzati in stagione. Per il Flora 92 una sconfitta che sicuramente è ampia dal punto di vista del punteggio, ma ha comunque disputato una prestazione onorevole la squadra ospite che per un tempo e mezzo è stata in partita prima di capitolare sotto i colpi di Marconi e compagni.